di uno di quei miti, di quei testi, frutto di un testo, frutto di un testo letterario, inesauribili. Ringraziamo il professor Lingiardi, ordinario di psicologia dinamica presso l'Università La Sapienza di Roma, per l'apertura, per averci dato la possibilità di un'apertura così prestigiosa e importante. Gli lascio la parola e auguro a tutti noi un buon lavoro. Buonasera, grazie Fiorinda per questa bella presentazione. Sono molto contento di un pubblico così numeroso, c'è anche una sala in streaming addirittura, ma soprattutto sono contento di riaccasarmi in quella che è la mia casa madre, cioè il CIPA, di inaugurare una collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e di parlare anche a un pubblico eterogeneo, anche perché la mia relazione, quello che ho preparato, è piuttosto eterogeneo, come un po' eterogeneo sono io, nel senso che ho cercato di mettere insieme in una presentazione che forse sarà un po' lunga, quindi quando siete rotti le scatole fatemi un segno che taglio un po' di roba, fondamentalmente le mie anime, che sono una legata al mito e alla classicità, un'altra legata alla clinica e un'altra legata alla ricerca. Quindi, nonostante la prestigiosa collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, vi dico subito che non ho cercato di appropriarmi di una disciplina che non conosco e non pratico, quindi la componente filosofica sarà un po' scarna. Però ho anche l'impressione, visto che possiamo anche definire in molti modi che cosa è la filosofia, che tanti impliciti filosofici possano emergere nel momento della discussione. Forse alcune parti piaceranno di più ad alcuni, altre ad altri. Vediamo che tipo di incontro e che tipo di percorso sul narcisismo tra mito, diagnosi e ricerca sono riuscito a costruire. Visto che sono le 7 di sera e le lecture in senso tradizionale di un'ora sono un po' faticose per tutti, ho cercato di movimentare un po' la presentazione con immagini e con scritte veloci. Intanto vi saluto, io sono Giovanni e non mi interessa chi siete voi. No, scherzo, adesso faccio sul serio e voglio condividere con voi, perché l'ho scritto nel corso, diciamo così, di una corrispondenza con Maria Elena, in un momento in cui mi sembrava di riuscire un po' a dominare questo indominabile argomento, ciò che ho pensato di riassumere per l'incontro di oggi. E quindi partiamo ovviamente dal mito, questo giovane narciso di grande bellezza, una bellezza dentro la quale annegò, però diede vita a un fiore, come giustamente ricordava Fiorinda, fu un latino Ovidio a raccogliere questo fiore e a farne un mito. Molti anni dopo fu invece Freud a raccoglierlo e ne fece una malattia. Il narcisismo, anche nella sua, diciamo, accezione pop, è un termine che abita i nostri discorsi, inevitabilmente attraversa i nostri amori, è molto costitutivo della nostra identità. Come molti di voi, anzi come tutti voi, leggete e vedete tutti i giorni sui giornali, abita in un modo sempre più consistente la politica, senza fare nomi, e naturalmente anche la società. Se cercheremo di chiuderlo nella gabbia di una sola definizione, secondo me rischiamo di non capirlo o di capirlo poco, o di capirlo in modo eccessivamente laterale. Ci serve quindi, insomma, una dimensione un po' caleidoscopica, un po', come dicevo prima, eterogenea, per coglierne i frammenti.
è fondamentale, lo rivedremo e lo riprenderemo poi in una diapositiva, collocare immediatamente il narcisismo sul filo che unisce un sano amore per se stessi, una sana, come si suol dire, autostima, e invece una celebrazione patologica di se stessi. Questa celebrazione patologica può diventare una diagnosi che, per chi pratica la clinica, è nota come disturbo narcisistico della personalità. Cercherò di stare su quel filo mettendo in luce appunto le dimensioni, a volte clamorose, a volte impercettibili, che popolano quello che non esiterei a definire quindi un arcipelago delle personalità narcisistiche. In realtà nella diapositiva di apertura avevo utilizzato questa immagine, quella di quel signore con l'innaffiatoio che si specchia nella piscina, perché unisce il tema del riflesso, che è un tema forte nella questione del narcisismo, ma anche ci sorprende perché siamo abituati, soprattutto dal capolavoro di Caravaggio, a vedere il riflesso dell'identico. Il narcisismo, appunto, con le sue sfaccettature, può anche a volte sorprenderci, tant'è vero che il riflesso li saluta il protagonista della vignetta, si leva il cappello, quindi c'è un'identità ma non una completa identità. Ho scelto alcune scritte, ho scelto alcune frasi che si incontrano nella letteratura psicoanalitica sul narcisismo. Ovviamente partiamo da Coate, ma ci sono dei bellissimi testi di Glenn Gabbard sul narcisismo, c'è un bellissimo lavoro di Stephen Mitchell che si chiama Le ali di Icaro, che riprenderemo, e c'è questa frase che mi ha sempre colpito, che è The Almost Untreatable Narcissistic Patients, cioè Kernberg dice questi pazienti narcisisti sono proprio difficili da trattare clinicamente. Io penso che sia utile, appunto, in queste sfaccettature, ovviamente, tenere presente come punto di partenza il mito, perché il mito del narcisismo ha parole chiave che informano poi tutta la nostra clinica, ma naturalmente c'è la nostra clinica, ho scelto due libri a caso, c'è un consistente ambito e corpus di ricerche, che è un po' quello che facciamo con i miei allievi in Sapienza, e di questo vi voglio raccontare un po', perché sono ricerche al confine tra la clinica, la diagnostica del narcisismo, la relazione terapeutica, le risposte transferali e controtransferali nel trattamento dei pazienti narcisistici. Addirittura, ma ho deciso, va bene che sono un po' bulimico da questo punto di vista, ma ho deciso di sospendere perlomeno per questa puntata l'immersione nell'interessante mondo degli studi neuroscientifici sul narcisismo, ma sappiamo anche, come accennavo, che c'è un tema sociale molto importante, c'è una società della declinazione, diciamo, autoriflessa, c'è un impegno mediatico e comunicativo molto forte in questo senso, e forse c'è anche una ormai, diciamo, diffusa patologia nelle relazioni. Mi ha colpito questa vignetta che dice una cosa del tipo, non la leggo bene, ma mi ricordo che diceva qualcosa del tipo, insomma, mi hanno diagnosticato un problema medico piuttosto significativo e quindi devo ricoverarmi in ospedale per qualche giorno, peccato non verrai alla presentazione del mio libro. Che è una battuta, però è anche qualcosa che a me è capitato di sentire. Mi è capitato di sentire persone che chiamavano, racconti di persone che magari chiamavano un amico all'ultimo momento dicendo: guarda, mia madre non sta bene, stasera non posso, come promesso, raggiungerti al cinema. E cavoli, però è la seconda volta che mi fai un bidone. Cioè questa tendenza a non ascoltare, diciamo, il tema dell'altro, anche quando è un tema importante di malattia o di cura, e concentrarsi, diciamo, sul dispiacere narcisistico. Partiamo quindi dalla narrazione mitica, su cui sarò abbastanza breve, anche perché voglio lasciare poi la trattazione un po' più articolata, magari in un secondo momento, prima della discussione. Ma
ci sono delle dominanti mitiche, che sono il tema della bellezza, che è ovviamente presente in tutti i miti, di Narciso, il tema dell'insensibilità all'amore, cioè Narciso non era sensibile all'amore che le altre persone provavano per lui, in particolare Aminia nel mito di Conone e Eco nel mito di Ovidio. Addirittura il disprezzo nei confronti dell'amore, il tema del riflesso e il tema del doppio. Poi, da questi temi, diciamo così, comuni, c'è una ciascun mito, ciascun percorso narrativo, letterario, prende la sua direzione. Nel mito di Conone, dove Narciso regala una spada a questo giovane innamorato di lui con disprezzo, quasi a dirgli ucciditi, tanto non mi avrai, e Aminia si uccide davvero, e il pentimento di Narciso, quindi è l'unico mito in cui, è una delle, diciamo, una delle varianti del mito in cui appare il tema del senso di colpa, che è piuttosto inusuale per la storia del narcisismo, e quindi prende la piega del racconto morale. Però appunto sappiamo bene che il mito più famoso è quello delle Metamorfosi di Ovidio, dove c'è un tema della profezia, cioè Tiresia dice: vivrà a lungo tuo figlio purché non conosca se stesso, e questo lo riprenderò dopo perché è un'importantissima indicazione clinica che ci dà Tiresia, cioè attenzione con le interpretazioni frettolose, attenzione con le imposizioni relazionali frettolose nella clinica del paziente narcisistico. Il tema dell'autoinganno e del riflesso, non solo visivo, il tema dell'autoinganno perché inizialmente Narciso vede un altro che crede sia un altro e non capisce che è sé, e poi appunto il riflesso vocale perché Eco ripete quello che dice Narciso. E anche questo è interessante per il tipo di costellazioni relazionali che la figura del narcisista può portare con sé, spesso delle figure di rispecchiamento, di ripetizione, di eco e di dipendenza relazionale. C'è anche una storia che è particolare, che è quella di Pausania, in cui in realtà Narciso ha perso la sorella gemella. Rivedendo la sua immagine, rivede la gemella, prova un tema di nostalgia molto forte e c'è un tema di lutto. Quindi secondo me è interessante raccogliere un pochino questi tre percorsi mitici tutti insieme, perché ci danno delle parti che compongono un insieme. È difficile in effetti pensare alla personalità, alla problematica narcisistica senza soffermarsi sul tema malinconico, sul tema di qualche cosa che è perduto, che è idealizzato, che è perduto. Anche le morti di Narciso sono differenti in queste storie: la consunzione, il suicidio, l'annegamento. Dante usa il mito di Narciso per ribaltare la prospettiva narcisistica, perché Dante vede il riflesso nel canto terzo del Paradiso, vede il riflesso e capisce che ci sono delle persone, e quindi si rivolge alla realtà. Quindi è un po' un ribaltamento dell'esperienza narcisistica, perché io dentro all'errore contrario corsi a quel caccese amor tra l'uomo e il fonte. Lo specchio comunque è un tema che dal mito di Narciso attraverserà tanta letteratura, basti pensare allo specchio delle mie brame e basti pensare a Dorian Gray, che diventa il mito poi della costruzione del narcisismo, l'idealizzazione della giovinezza, della bellezza. La storia ovviamente la sapete tutti, ed è interessante che la morte di Dorian Gray avviene pugnalando il proprio ritratto. Quindi di nuovo comunque c'è il tema del riflesso. Forse una delle cose più importanti e più interessanti per iniziare quello che vorrei fosse anche un po' il percorso nostro di questa sera, che dal mito ci guida alla clinica, è il racconto di Hillman, il racconto soprattutto fatto nella Puer Eternus, e quindi nella figura
della diciamo, perfezione e della considerazione e anche, diciamo così, dell'idealizzazione di sé che caratterizza questa figura, infinite sfaccettature, naturalmente nella relazione con il Senex, ma non posso approfondire questo tema che è molto molto importante e molto grande. Però, così come abbiamo visto in Hillman e anche possiamo vedere in Freud e nelle successive trattazioni, iniziamo a vedere che alcune tematiche, per esempio l'incapacità di amare, la difficoltà di passare dalla dimensione autoerotica a quella oggettuale, l'uso degli altri come oggetti senza curarsi dei loro sentimenti, quindi diciamo la reificazione dell'altro e dei suoi affetti per il vantaggio personale, sono temi profondamente presenti nel mito e profondamente presenti nella descrizione clinica del paziente narcisista. Vi avevo appunto segnalato, perché mi aveva colpito questo tema che così profeticamente Tiresia ci consegna come clinici, e mi sembra molto interessante ritrovare anche in una pagina di Gaston Bachelard nella Psicoanalisi delle acque questa idea dell'apertura al futuro che può esserci nel lavoro di scavo dentro questo riflesso e dentro, diciamo, la storia immobile del narcisista, che può prendere invece un suo movimento, un suo fluire nel tempo, e quindi paradossalmente può implicare una meditazione sul proprio avvenire, che credo che sia una delle importanti, diciamo, obiettivi che qualsiasi clinico si pone nel trattamento di questo paziente, cioè metterlo in relazione al trascorrere del tempo, al trascorrere delle cose e quindi alla caducità, alla vulnerabilità, alla variabilità della vita e degli investimenti. Citavo Mitchell per questo lavoro, che è il lavoro sulle ali di Icaro, perché da una prospettiva particolare, quella più, diciamo, interpersonale e relazionale, Mitchell critica alcuni aspetti della psicologia dell'io, dicendo che certamente esiste tutto il tema regressivo del paziente narcisista, ma esiste anche un tema creativo dentro la personalità narcisistica. Lega il tema della personalità narcisistica all'uso anche artistico dell'ispirazione, ma naturalmente, e lo vedremo anche questo tra poco, un'ispirazione molto legata a un'illusione, che è l'illusione appunto di Icaro, di poter toccare il sole. Ma Mitchell coglie anche la doppia dimensione della personalità narcisistica, perché dice: volare troppo in alto comporta il rischio che le ali si sciolgano al sole, ma volare troppo in basso comporta il rischio che le ali si appesantiscano per l'umidità dell'oceano. E quindi colloca il narcisismo su una situazione, questo era un testo secondo me interessante di Nathan Schwarz-Allan sulla trasformazione del carattere, e sulla, più di altri, Schwarz-Allan insiste per esempio sul rapporto del maschile e del femminile nella costruzione della personalità narcisistica e delle sue caratteristiche, e poi tocca tutti i grandi temi del narcisismo, dall'invidia alla idealizzazione, alla grandiosità. Ma tornando a quello che avevo segnalato dallo scritto di Mitchell, il tema del narcisistico appunto è tra il diciamo bruciare nel sole o appesantirsi e sprofondare nell'umidità, quindi c'è un tema in realtà, che è anche questo clinicamente molto importante, di riuscire a muoversi tra due polarizzazioni che nella poi vulgata clinica prendono tanti nomi,
La pelle spessa e la pelle sottile di Rosenfeld, l'overt e il covert di Gabbard e così via. Vi risparmio, diciamo così, la storia del concetto, perché secondo me è più interessante arrivare a tempi più moderni, cioè tempi che iniziano a definire non soltanto le caratteristiche del funzionamento intrapsichico del paziente narcisista, ma anche le sue caratteristiche in relazione all'ambiente da cui proviene e quindi il tema delle relazioni primarie. Mi sembra, ecco, semmai interessante vedere velocemente da Rosenfeld in poi. Vi avevo detto appunto che Rosenfeld individua due tipologie, no? Il grandioso e il fragile, il vulnerabile. In entrambi i casi il problema è la fluttuazione dell'autostima, che in un caso si fa ipertrofica e coriacea e nell'altro caso si fa fragilissima e molto vulnerabile alla critica. Ma dopo Rosenfeld, dopo questa idea, iniziano a comparire tutta una serie di studi molto interessanti che ci portano, per esempio, attraverso l'idea, diciamo, difensiva della struttura narcisistica come bozzolo e i temi importantissimi sviluppati da Fonaghi con la mentalizzazione e l'attaccamento come i due paradigmi importanti da tenere in considerazione quando si fa una valutazione di un soggetto, diciamo in generale della personalità, ma cercare di capire quali sono le competenze di mentalizzazione di un soggetto prima di valutare per esempio la gravità della sua condizione narcisistica, indipendentemente da quelle che sono invece, diciamo, i segni caratteristici, poi li vedremo, del funzionamento narcisistico. Faccio questo piccolo stacco tra una parte e l'altra della mia relazione perché voglio sottolineare che d'ora in poi parlerò di personalità narcisistica, un po' lo si capiva da come ci sono arrivato, vorrei che rimanesse anche in quello che dirò poi, perché tengo a tenere sempre un po' in equilibrio da una parte l'idea che utilizzare una diagnosi per descrivere una personalità è un'impresa appunto un po' riduttiva e, prendendo a prestito questa bellissima osservazione nei diari di Virginia Woolf, non ha molto senso cercare di riassumere una persona. It is no use trying to sum up, to sum people up. Cioè, una persona è sempre più grande e più complessa della sua descrizione. Al tempo stesso, se noi rinunciamo a cogliere un aspetto caratterizzante della personalità, dello stile relazionale, delle difese, della tipologia di mentalizzazione, della tipologia di attaccamento, del funzionamento mentale di un individuo, rinunciamo a cogliere quel daimon che Eraclito, per citare, diciamo, una fonte nobile, ha identificato come qualche cosa che comunque accompagna il dispiegarsi delle esperienze dell'esistenza. Io sono profondamente convinto che al di là, diciamo, della semplicità con cui si può riassumere, e lo fa tipicamente il DSM, una persona in una sua dimensione schizoide, piuttosto che borderline, piuttosto che ossessivo, piuttosto che narcisistica, sono però sicuro che dentro questa sintesi e dentro questa semplificazione è contenuto anche molto destino per quanto riguarda il suo modo di amare, il suo modo di lavorare, il suo modo di soffrire e il suo modo di stare in relazione con il tempo, per esempio. Anche se, naturalmente, è meglio parlare, e questa per esempio sarà una delle cardinali distinzioni tra l'approccio del manuale diagnostico che con Nancy McWilliams ha costruito, che è il manuale diagnostico psicodinamico, rispetto a quello che invece è un golia della diagnostica, cioè il DSM, l'attenzione alla persona con una caratteristica di personalità e non alla caratteristica di personalità come costruzione, diciamo, astratta, anche se naturalmente una cosa non esclude l'altra. Ecco, partendo da Rosenfeld, quindi la pelle spessa e la pelle sottile, i tipi
l'overt che avevo erroneamente attribuito a Gabbard, che poi lui lo usa moltissimo, ma che in realtà vengono da Salman Akhtar. L'idea dell'oblivious e dell'ipervigilant, quindi diciamo anche qua di due dimensioni, ipervigile, sensibile, allarmata, sempre pronta a cogliere la critica, alla persona che non si espone, non si esprime perché ha paura che gli altri pensino che ha detto una cosa stupida, oppure invece la persona che in modo completamente autocentrato e inflazionato rispetto al senso di sicurezza di sé, dice quello che gli viene in mente senza badare alle impressioni che può suscitare negli altri, perché tanto pensa che quello che dice è comunque interessante, importante, intelligente. Naturalmente ci sono tante sponde di questa costruzione, possiamo riassumerle nella grandiosità e nella vulnerabilità, ma anche ci sono degli studi interessanti che mostrano come in realtà mai nessun paziente narcisista si identifichi completamente in una di queste polarità, ma ne abbia una predominante e una in qualche modo segreta che in molti casi non mostra in pubblico, ma mostra invece nel corso di una buona analisi nella relazione con il suo clinico. A un certo punto, diciamo, tutti questi temi che appartengono agli studi clinici e alle teorizzazioni cliniche iniziano a integrarsi con il tentativo di dimostrare empiricamente, quindi attraverso anche degli strumenti di rilevazione, interviste semistrutturate, questionari per il clinico, usare i questionari cosiddetti autosomministrati col paziente narcisista è un po' un controsenso, perché è un po' come l'esempio che faccio sempre ai miei studenti, dire come chiedere a qualcuno: davvero pensi che quando stai facendo la coda in posta gli altri sono solo dei cretini che ti stanno facendo perdere tempo? Non dice di sì, difficilmente dice di sì. Quindi l'autovalutazione del paziente narcisista è un obiettivo del trattamento, non è certo un punto di partenza per la diagnosi, ma alla fine una quindicina di anni fa, tutto un gruppo di ricercatori e clinici che ruotava attorno sostanzialmente a Drew Weston e a Jonathan Scheller, che sono persone da cui ho imparato un po' il mio stile poi di valutazione della personalità in clinica e nella ricerca, hanno colto attorno alla fisionomia narcisistica dei sottotipi, e questi sottotipi non erano semplicemente riconducibili alle categorie, peraltro molto belle clinicamente, della pelle spessa e della pelle sottile, ma a qualche cosa di un po' più articolato. Certamente la grandiosità, ma una grandiosità che può a un certo punto sconfinare nel grande confine pericoloso della personalità narcisistica, che è l'antisocialità, e quindi il narcisista con le componenti maligne di manipolazione o anche di psicopatia, il narcisista invece fragile e vulnerabile, e anche il narcisista ad alto funzionamento, cioè il narcisista che ha successo. Non si può parlare di, diciamo, clinica del narcisismo, lo ricorderò brevissimamente, senza ricordare quello che è stato il campo di un dibattito che fortunatamente per certi aspetti le persone più giovani hanno ereditato in modo già metabolizzato, ma dentro il quale per esempio io clinicamente sono cresciuto, cioè il campo tra il conflitto tra l'approccio camberdiano, dove veniva messa più in luce la dinamica aggressiva, invidiosa, e il campo più coutiano, dove veniva invece descritta la dinamica più inibita, più timida e più frutto di frustrazioni nell'accudimento, o frutto di fallimenti, forse più che frustrazioni nell'accudimento. In realtà esistono entrambi i pazienti, e direi di più, esistono entrambi i pazienti dentro lo stesso paziente.
È interessante poi, nella ricostruzione anche storica, vedere che Kernberg vedeva un certo tipo di pazienti in contesti istituzionali e Kout vedeva un altro tipo di pazienti in contesti più ambulatoriali. Quindi a volte, diciamo, delle grandi diatribe sulle diagnosi, sulla descrizione, sulle tipologie dei pazienti sono anche il risultato di avere visto delle cose compatibili ma in luoghi e in momenti diversi. Certamente nella sua poi, diciamo, cosmogonia personologica, Kernberg riesce a mettere a fuoco in questo celebre così affresco dei feticisti del disturbo di personalità tre o quattro fasce che sono le organizzazioni. Che cosa dobbiamo fare noi quando per la prima volta vediamo un paziente che inizia a parlarci? Ovviamente ascoltarlo, e anche ascoltarlo con una mente sufficientemente libera da questo tipo di schematizzazioni. Ma poi credo che sia importante che ci sia un momento, diciamo così, di raccoglimento clinico e di valutazione clinica in cui cerchiamo di capire se il paziente che abbiamo incontrato si esprime prevalentemente e organizza la sua personalità attorno a un livello nevrotico e quindi alcune caratteristiche difensive di integrità dell'io, di esame di realtà saranno in un certo modo, se invece si organizza a un livello più borderline, e il livello borderline per Kernberg può essere più di al confine col funzionamento nevrotico o più al confine col funzionamento psicotico, oppure se infine siamo di fronte a un paziente che non necessariamente perché delira come uno schizofrenico o ha sintomi positivi e floridi della psicosi, ma presenta una organizzazione psicotica della personalità. Il caso che secondo me più illuminante ci fa capire meglio è una paziente con un disturbo alimentare, può avere un disturbo alimentare che si colloca a un livello nevrotico, a un livello borderline di personalità o a un livello psicotico. Credo che certe forme di negazione dell'esperienza vitale tocchino inevitabilmente alcuni nuclei mortiferi dell'esperienza psicotica. L'altro grande, diciamo, asse su cui Kernberg legge i funzionamenti di personalità, oltre a quello verticale, diciamo così, delle organizzazioni, è quello orizzontale dell'introversione e dell'estroversione. Qui naturalmente c'è un forte rimando a una tradizione, per esempio junghiana, ma anche in generale della psicologia accademica, su dov'è il luogo fondamentale in cui si deposita il senso di una personalità. Una personalità organizzata attorno alla colpa sarà una personalità introversa. Una personalità organizzata attorno all'abbandono sarà una personalità, Sidney Blatt la chiama anacritica, l'altra la chiama introiettiva, organizzata attorno all'appoggio, all'altro. E quindi la dimensione narcisistica così bisognosa di un rispecchiamento è collocata da Kernberg sul piano dell'estroversione a un livello medio-grave, a seconda che sia semplicemente narcisistica o narcisistica maligna. Queste sono le aree principalmente, ho cercato di fare ovviamente un grosso lavoro di sintesi, ma sono le aree principalmente descritte da Kernberg per parlare dei suoi pazienti narcisistici, quindi la grandiosità patologica del sé, la patologia invidiosa o rapace o manipolativa delle relazioni, una tematica del superio che sostanzialmente allontana le esperienze depressive e si organizza più attorno alla vergogna, cioè al senso di non poter essere ammirati, che non alla colpa, cioè al senso di avere compiuto un'azione, diciamo, rimproverata dal superio, e alla tematica che è l'anticamera
dei crolli depressivi di alcuni pazienti narcisistici, cioè il senso di vuoto e di solitudine legata sostanzialmente a relazioni, a investimenti che sono, diciamo, che non ricevono una vera restituzione da parte degli altri, ma che rimbalzano su un mondo fatto di oggetti, Coad direbbe oggetti sé, oggetti comunque da utilizzare, oggetti che servono a rinforzare l'idea grandiosa di sé. Mentre Coad metteva l'accento appunto su un bambino e poi un adulto che sostanzialmente non ha ricevuto quelle validazioni empatiche che consentono di crescere con un'idea sufficientemente positiva, ma anche, possiamo dire, elastica, della forza di sé e del proprio valore. Interessante la piccola escursione che Coad ci propone rispetto alle tipologie narcisistiche sperimentate dal clinico a partire dai transfer. Alcune forme le chiamava, diciamo, fame di specchio, basate sulla ricerca di ammirazione, altre più portate all'idealizzazione, che sappiamo essere la sorella nobile della svalutazione che prima o poi arriva. La ricerca, diciamo così, di invece relazioni alter ego confermatorie, quindi come oggetti sé, aspetti, diciamo così, di controllo ma anche di fusionalità, aspetti di evitamento per non, diciamo, mescolarsi con le tematiche poi della dipendenza e del controllo ricevuto anziché agito. Entrando, vi accennavo prima a Western, entrando nel mondo della ricerca, Western a un certo punto dice, come ricercatore, per parlare di un concetto anche clinico devo operazionalizzarlo, cioè devo dire di che cosa è fatto, che cosa vado a cercare quando voglio, diciamo tra virgolette, certificare la presenza di una personalità narcisistica. E sostanzialmente propone quattro linee evolutive: l'egocentrismo, l'investimento, il tipo di investimento emotivo, il concetto di sé e l'autostima, ma dice una cosa che io trovo abbastanza interessante. Siamo abituati a prenderli tutti insieme, invece queste linee possono essere distinte, sono interdipendenti ma sono distinte, quindi non è necessario che noi troviamo una dimensione, che troviamo quattro dimensioni sempre pienamente realizzate. Possiamo trovare dimensioni in alcuni casi più sviluppate, in altri casi meno. È semplicemente la coesistenza morbosa di questa dimensione, quando diventa appunto a campana, che mi consegna sostanzialmente la pienezza della personalità narcisistica. Quindi gli aspetti di autostima, di grandiosità del sé, di egocentrismo e di investimento emotivo sugli altri. Allora, se noi entriamo in questo modo nell'area delle diagnosi, dobbiamo, secondo me, domandarci che cosa vogliamo da un sistema diagnostico. Da un sistema diagnostico vogliamo intanto poter leggere la psicopatologia nel contesto della personalità. Se ho un paziente che presenta un attacco di panico, se ho un paziente che presenta una tossicodipendenza, se ho un paziente che presenta un disturbo alimentare, io ho delle manifestazioni, ma queste manifestazioni acquisteranno senso clinico se sarò in grado di leggerle nel contesto della personalità, in un livello
più nevrotico o in un livello più border o psicotico, in uno stile più istrionico, più narcisistico, più ossessivo. Quindi è molto importante, diciamo, considerare la personalità come contenitore della psicopatologia. La psicopatologia da sola, se non è inquadrata in una storia di sviluppo e in una configurazione di personalità, può farci dei brutti scherzi proprio dal punto di vista della lettura del tipo di paziente con cui mi trovo a lavorare. Di nuovo, il sintomo deve essere collocato nel contesto di un funzionamento mentale generale. Come dicevo prima, la mentalizzazione, la capacità di provare intimità, la tipologia di difese, e le caratteristiche del rapporto con la realtà. La diagnosi va collocata nel ciclo di vita. Dico una banalità, ma se noi utilizziamo i parametri con cui valutiamo un paziente narcisistico adulto applicati a un adolescente, facciamo un gravissimo errore, perché ogni caratteristica della personalità è dipendente dal ciclo di vita. E questo, per esempio, è uno dei motivi più forti che ci ha spinto a costruire il PDM, il manuale diagnostico psicodinamico, perché lo abbiamo molto organizzato per fasce di età. Il PDM presenta una sezione 03, una sezione 4-11, una sezione 12-18, una sezione adulti e una sezione anziani, anche perché più passa il tempo, più siamo convinti che la semplicità con cui molta psicologia ha liquidato l'anziano come un portatore di un impairment cognitivo, quando invece è un portatore di una storia, di una personalità, di una memoria, le famose... Ecco, ora più che seconda metà della vita, mi verrebbe da dire seconda meta della vita, nel senso che c'è proprio una prospettiva e una ricchezza, quindi l'importanza della diagnosi di personalità, soprattutto nel ciclo di vita. Considerare naturalmente nella diagnosi tutti gli elementi relazionali dell'atto diagnostico e quindi anche quando diagnostichiamo la personalità, usiamo l'esperienza controtransferale, anzi col paziente narcisista, lo vedremo alla fine della presentazione, la componente controtransferale è molto forte e molto importante. Quindi, diciamo, parlerei di una soggettività disciplinata sia del clinico sia del paziente nel momento in cui si lavora sulla sua personalità. E compiere quell'operazione che, rubando un'espressione molto bella dalla psicopatologia generale di Jaspers, cioè lo schema diagnostico per il clinico deve essere un tormento, è quella capacità di stare in tensione tra il modo unico che ha la persona di fronte a me di rientrare nella mia idea di paziente narcisista, ma anche il modo generale che io a cui io faccio riferimento quando parlo di disturbo narcisistico. Cioè la visione binoculare del bravo diagnosta è quella che porta a vedere il caso particolare e unico, l'irripetibilità della personalità e al tempo stesso la possibilità di ricondurre quell'irripetibile, quell'uno a uno, in una categoria più generale che mi consente di distinguere degli stili preponderanti, dei sistemi difensivi preponderanti e così via. Ultima cosa, e anche questa sembra un po' l'uovo di Colombo, ma in realtà è una cosa trascuratissima dagli approcci diagnostici, soprattutto alla personalità. Certo che la diagnosi è un elenco di cose che non funzionano, ma è importantissimo ricordare che dobbiamo cogliere le cose che funzionano, prima di tutto per l'alleanza terapeutica, secondariamente se dobbiamo fare un invio, di solito è importante dire quando inviamo un paziente non soltanto che serie di disastri combina, ma anche che risorse ha. E tutte queste cose insieme mi hanno in qualche modo convinto che se noi riusciamo a sottrarre alla burocrazia della diagnosi la terapeuticità di una diagnosi e a unire
l'atto diagnostico e l'atto terapeutico, anche se poi invieremo il paziente, ma fare del momento diagnostico un momento di vero incontro e reciproca conoscenza, quindi costruire l'alleanza diagnostica, in molti casi abbiamo fatto un intervento che è di tipo terapeutico, perché è una possibilità di verbalizzare il modo che una persona ha di funzionare. A maggior ragione oggi, dove i tempi e gli spazi dell'incontro clinico spesso sono molto più contingentati di come erano 30 o 40 anni fa. Ora, questo è un po' il contesto delle diagnosi in cui ci muoviamo. Non sto a entrare troppo nel merito delle cose che vi ho già detto, forse mi faceva piacere ricordare che questo manuale diagnostico psicodinamico presenta tre, oltre a tutta la ripartizione per fascia di età, ogni fascia di età, tranne lo 0-3 che ovviamente ha tutta una serie di suoi criteri particolari perché è una diagnosi che fai nella relazione col caregiver, ma dai 4-5 anni in poi noi abbiamo qua tre vertici di osservazione che chiamiamo ASP, ASM, ASS, cioè la personalità e quindi per esempio la valutazione delle tematiche narcisistiche o ossessive o paranoidi o somatizzanti o depressive, l'asse M cioè le funzioni mentali, le capacità di funzionamento, e l'asse S la dimensione sintomatologica, però dove noi aggiungiamo sempre che sì, S sta per sintomo ma anche per soggettività, il modo in cui quel sintomo e quel colloquio clinico muove la mia soggettività controtransferale e anche il modo in cui soggettivamente quel sintomo è vissuto. E insisto nel dire che è utile partire anche dalla schematizzazione molto grossolana che fa il DSM delle personalità, adesso l'avevo riportata molto velocemente qua, perché ci consente di partire da un dato osservativo che noi, sta a noi poi riempire di ricchezza clinica, naturalmente sapendo i grossi limiti, il principale limite del DSM nel descrivere la personalità narcisistica è che dimentica completamente il covert, dimentica completamente la pelle sottile, il fragile, il vulnerabile, fa del paziente narcisista semplicemente, diciamo, il monumento alla grandiosità. E qui sono un po' i piedi d'argilla del grande manuale, perché il motivo di questa scelta non è un motivo clinico, cioè chi ha scritto la parte sulla personalità del DSM sa benissimo quanto sfaccettata è la personalità narcisistica, ma la statistica è il tema, diciamo così, della possibilità di differenziare in modo forte le tipologie di personalità per avere queste famose diagnosi affidabili, ha costretto a tagliare fuori un pezzo perché il rischio è la sovrapposizione, per esempio, con il dipendente o l'evitante o con tutti, diciamo, i pazienti più di diciamo, non certo organizzati attorno alla grandiosità, ma semmai alla timidezza e alla fragilità. Mentre invece un approccio diagnostico importante è un approccio diagnostico che non ha paura delle dimensioni contraddittorie che abitano lo stesso individuo e che quindi non si scandalizza di quelli, appunto, che i puristi della diagnosi chiamano gli overlappings, cioè le sovrapposizioni. Qualche minuto su un approccio che non è quello del PDM, che in fondo descrive tipologicamente, clinicamente le caratteristiche delle diagnosi, così come in una vera nosografia, ma invece è un approccio molto più legato a riconoscere piccoli tratti e organizzarli assieme senza sapere quale sarà la costruzione finale. Detto in modo molto più intuitivo, il DSM e anche il PDM fanno una diagnosi dicendo al clinico: leggiti queste pagine, leggi questo elenco di criteri, dimmi se il tuo paziente assomiglia a questa roba qua, quella è la diagnosi.
E quindi diciamo, ti fa vedere, che ne so io, una cattedrale, una capanna e un grattacielo, e tu devi dire se il tuo paziente è una cattedrale, una capanna o un grattacielo. Mentre invece la SWAP 200, che si chiama 200 perché chiede al clinico di prendere in considerazione 200 tratti, 200 espressioni della personalità e di selezionare con un criterio, diciamo così, di gerarchia, di rilevanza, quelle più rilevanti, e a quel punto ti restituisce una costruzione che solo alla fine saprai se è un grattacielo, una capanna o una cattedrale, perché è un processo, come si chiama, bottom up, cioè mattoncino dopo mattoncino, nel senso che se sto vedendo per un colloquio Van Gogh e devo valutare, e uno dei miei 200 mattoncini è compie atti autolesivi, darò un forte punteggio a quell'item, ovviamente per il tema dell'orecchio. Ma se un altro descrittore dei miei 200 della SWAP dice sa esprimere in modo estremamente creativo le sue emozioni, i suoi talenti, darò un punteggio molto forte anche lì. Alla fine di questo percorso in 200 item, che visto giustamente i limiti della memoria e dell'organizzazione di ciascuno di noi, si avvale di una forma algoritmica e poi computerizzata che tiene a memoria tutte le informazioni, gli input che tu metti in questo programma, hai un profilo di personalità che è l'assemblaggio di queste specificità che tu hai riconosciuto e che diventano la tua formulazione diagnostica. Cosa importante è che nessun sistema diagnostico presenta tra i suoi descrittori le cose che funzionano. Di solito è l'elenco delle cose che non funzionano, come dicevo prima. Invece questo sistema, che si chiama SWAP, perché Schaedler e Western, quelli che citavo prima, sono stati, diciamo, i due inventori, e poi diciamo, abbiamo fatto un grosso lavoro anche noi in cattedra in tutti questi anni di perfezionamento e di impiego di questo strumento, aiuta a costruire la personalità anche ciò che rilevi come caratterizzante in senso positivo. Anche qua un esempio molto banale: se utilizzando questo strumento di valutazione tutti i criteri, tutti gli indicatori che hanno a che fare per esempio col senso di colpa, io li valuto pochissimo o niente, l'assenza di questi indicatori peserà molto nella diagnosi finale, per esempio verso l'antisocialità. O invece, se io li utilizzerò molto e li riterrò molto descrittivi del paziente che ho visto, peserà molto verso vuoi la depressività o vuoi l'ossessività, cioè strutture di personalità dove il tema della colpa è molto rilevante. Questo significa fare diagnostica e ricerca empirica a partire da una clinica più sofisticata, più articolata, più informata anche dal punto di vista clinico-dinamico di quanto può proporci il DSM. Per esempio, giusto per entrare nel merito della tipologia di paziente che abbiamo oggi sul tavolo, questi sono un po' di item che descrivono, dei 200 item della SWAP che vi citavo, che descrivono la personalità narcisistica. Quindi ho fatto alcuni colloqui, voglio farmi un'idea del funzionamento di personalità di questo soggetto, utilizzo questo strumento e valuto quanto il fatto di avere fantasie di potere, bellezza, talento, ingegno, illimitate, descrive questo paziente, quanto il sentirsi privilegiato, il sentire di avere tutti i diritti, aspettarsi trattamenti privilegiati e preferenziali, descrive questa persona che ho visto, quanto ha un senso esagerato della sua importanza, quanto tende a essere arrogante e superbo, quando tende a provare invidia, quanto ha poca empatia, quanto tende a sentirsi vuoto. È chiaro che non è che sia interessante il gioco delle tre tavolette che ci porta a identificare un profilo. È interessante, e io lo vedo moltissimo con le persone molto giovani in formazione, che spesso quando arrivano anche alla scuola di specializzazione dopo tre o quattro colloqui non ho capito niente, sono anche preoccupate, spaventate, e cercare di
lavorare item per item vuol dire stimolare il pensiero clinico che ti spinge a osservare cose che senza una guida, senza una serie di riferimenti in fondo descrittivi del funzionamento umano normale, però magari nelle sue problematicità o nelle sue esasperazioni psicopatologiche, raggiungi con più difficoltà. Devi avere molta esperienza e aver visto molti casi e avere la capacità anche di saper osservare molte cose contemporaneamente, quello che io chiamo lavorare avendo il paziente in mente, che è molto più importante che avere delle teorie in mente. Le teorie sono cose che non devono essere i luoghi in cui noi trasciniamo il paziente per farlo assomigliare alle nostre teorie, ma devono essere dei sostegni molto forti che ci aiutano a muoverci liberamente su basi anche di osservazione e di relazione, che ci consentono poi di inserire ciò che abbiamo osservato e vissuto nella relazione all'interno di un quadro teorico descrittivo che ci piace. Ovviamente in questo sistema diagnostico i meccanismi di difesa hanno un'enorme rilevanza e la bellezza della varietà umana è utilizzare uno spettro di meccanismi difensivi molto ampio. Certamente quanto più siamo integrati e coesi dal punto di vista della nostra personalità, utilizzeremo difese cosiddette mature o nevrotiche, l'isolamento, l'intellettualizzazione, l'altruismo, lo humor. Quanto più ci muoviamo verso situazioni frammentate, avremo la scissione, l'identificazione proiettiva, l'acting out. Il paziente narcisistico, pur potendo muoversi, anche qui perché non è che è bloccato con l'ascensore a un piano, cioè può muoversi su vari livelli di funzionamento, però tende poi a organizzarsi attorno a specifici meccanismi difensivi, che sono l'onnipotenza, l'idealizzazione e la svalutazione di sé o dell'altro. Esiste un sistema di codifica dei meccanismi di difesa, noi per tanti anni lo abbiamo messo alla prova sui trascritti delle sedute, cioè avevamo la possibilità di lavorare su sedute trascritte, dalla prima all'ultima parola, e utilizzando il manuale di codifica dei meccanismi di difesa delineavamo, riconoscendole nell'azione della relazione e del racconto, alcune specifiche difese che caratterizzano, certamente la scissione caratterizza di più la problematica borderline che non quella narcisistica. A tutto questo si aggiunge, io ho usato questa diapositiva della Diana Diamond in modo un po' riassuntivo per dire che un disturbo di personalità, in questo caso è la patologia narcisistica, va sempre letta attraverso più griglie osservative e interpretative. Prima di tutto i fattori temperamentali, perché le nostre personalità e anche semplicemente il continuum introversione-estroversione hanno un fondamento di carattere temperamentale, neurobiologico, chiamiamolo come vogliamo. Poi le tematiche delle relazioni primarie, il dialogo tra attaccamento e mentalizzazione e naturalmente le ipotesi cliniche di base. Per esempio alla Diamond piace l'idea di sé grandioso di Coote, che quindi diciamo colloca prevalentemente a livello di compensazione del sé relativamente al fallimento empatico la personalità del paziente narcisista. I nostri lavori, per esempio questo lavoro sulla risposta emotiva del terapeuta, questo uno dei primi lavori, avevamo sostanzialmente tentato una strada di ricerca empirica molto semplice. Certe tipologie di pazienti producono risposte emotive controtransferali, diciamo così, più specifiche? Esiste una prevedibilità della risposta emotiva del clinico o è totalmente imprevedibile? Ovvio che la risposta si pone al confine tra
la prevedibilità, quello che anche Kernberg chiama il controtransfert, diciamo così, oggettivo, e l'imprevedibilità, che è il carico controtransferale, diciamo così, con cui l'analista deve fare i conti, il suo, non quello del paziente. Ma cercando di cogliere una relazione tra queste situazioni, utilizzando uno strumento molto bello che si chiama risposta emotiva del terapeuta, TRQ, Therapist Response Questioner, abbiamo identificato 8 tipologie controtransferali: criticato, maltrattato, inadeguato e senza, diciamo, senza sentirsi, sentirsi senza aiuto, positivo, quindi alleanza terapeutica positiva, parentale, genitoriale, protettivo, che non è l'alleanza terapeutica, è un livello più invischiato, sopraffatto, disorganizzato, speciale, ipercoinvolto, sessualizzato e, diciamo, disinvestimento, cioè questo paziente non mi viene da lavorare bene. E una prima schermata, forse un campione ancora non sufficientemente ampio, eccetera, ci aveva dato alcuni risultati interessanti, per esempio dal paranoide i terapeuti con cui abbiamo fatto questa ricerca si sentono soprattutto criticati e maltrattati, ma anche dagli antisociali, si sentono inadeguati con i border, si sentono molto genitoriali e protettivi con gli evitanti e i dipendenti, si sentono per esempio non coinvolti, vedete che c'è il segno meno davanti, con gli ossessivi. Con i pazienti narcisistici c'era questa significatività di disinvestimento, che però abbiamo cercato di cogliere con un campione un po' più nutrito e con una ricerca un pochino più articolata, e in realtà le risposte emotive del terapeuta al paziente narcisistico possiamo organizzarle, riconoscerle in 3 fattori. Uno, il distacco, soprattutto con i narcisisti overt. L'altro, criticato, maltrattato, con i pazienti molto svalutanti. E l'altro, non positivo, quindi vedete che c'è il segno meno, cioè non si riesce a sviluppare una alleanza terapeutica anche gratificante per il lavoro clinico. Pazienti narcisisti abbastanza gravi. Per darvi un'idea quali sono, diciamo, così come nella SWAP avete visto l'elenco, anche se così un po' alla garibaldina, un po' di corsa, delle caratteristiche che dobbiamo valutare sul paziente, che caratteristiche chiediamo di valutare del clinico rispetto alle sue risposte emotive. Durante la seduta mi annoio, la mia mente spesso si trova a pensare cose diverse da quelle di cui il paziente mi sta parlando. Mi sento frustrato, criticato, certe volte lo trovo proprio antipatico, mi sento manipolato, mi sento ignorato, guardo spesso l'orologio più spesso di quanto faccia con gli altri, non mi sento coinvolto, mi sento come se stessi camminando con le uova, sulle uova, eccetera, eccetera. Quindi il modo in cui si organizzano fattorialmente queste valutazioni che fa il clinico del suo paziente produce quelli che chiamiamo dei prototipi empiricamente derivati del controtransfer, e queste sono le voci più spesso frequenti nel lavoro con il paziente con caratteristiche narcisistiche. Avevo detto che in questa lettura della problematicità narcisistica non potevamo fare a meno di fare un piccolo accenno alla sua ultima dimensione, che è quella della cultura sociale. È inevitabile risalire a Christopher Lasch, che tra i primi nel 79, con questo libro che ha avuto un grandissimo successo, ha detto che la tematica narcisistica era una tematica in qualche modo ormai socialmente affermata, quindi anche una tematica, vi ricordate che siamo partiti con una battuta anche sul rapporto tra personalità narcisistica e successo in politica, quindi è una tematica che non può stare semplicemente, diciamo così, nel chiuso della camera psicopatologica, ma deve in qualche modo misurarsi con il potenziamento che i contesti sociali producono, per mille ragioni che non saremo noi a indagare
in questo momento o a rivelare pienamente in questo momento, ma è molto importante cercare di capire anche in che contesto di culture, di relazioni, di idea della relazione si muove oggi il paziente che, diciamo così, più gergalmente tra noi consideriamo un paziente con caratteristiche narcisistiche. E, diciamo, da un certo punto di vista è vero, possiamo dire che il riflesso dello specchio d'acqua su cui Caravaggio ha dipinto il Narciso del mito di Ovidio, per molti aspetti oggi è un supporto informatico di autorispecchiamento, e che non significa fare una stupida battaglia contro i telefonini e WhatsApp e gli Instagram, perché nessuno di noi vive senza sta roba qua in tasca, però una riflessione invece sui significati dell'uso dell'oggetto, quindi in questo senso molto winnicottianamente, è invece doverosa, soprattutto per esempio nel lavoro clinico con gli adolescenti, dove tutta la valutazione della personalità narcisistica è imprescindibile dallo stile delle loro relazioni e dallo stile dei loro rapporti con gli oggetti e i supporti della comunicazione, dell'informazione. Per salutarvi, mi volevo salutare con questa cosa che mi ha molto colpito, perché è un dato che non conoscevo. È stato stimato, e questa è una stima del 2014, quindi un sacco di anni fa ormai, 6 anni fa, che c'erano oltre 90 milioni di selfie al giorno condivisi online, 34 miliardi in un anno, 5 selfie per ogni abitante della Terra. Si prendevano anche la parte di quelli che poverini non hanno lo smartphone. E in un rapporto invece recente dell'Eurispes, quindi affidabile, e peraltro basato da uno studio di un istituto di scienze mediche di Delhi, nel periodo 2011-2017 abbiamo avuto 259 morti per selfie. Selfie pericolosi. Per concludere, in armonia con il nostro Narciso, 70 di questi selficidi sono annegati perché se lo sono fatti nel mare. Quindi, diciamo, l'acqua e la morte tornano in questa dimensione del narcisismo contemporaneo, che è la contemplazione dell'immagine riflessa nel selfie. Grazie.